che aveva bisogno di una strada per ritrovarsi, per non perdersi. Il richiamo dell'Africa era più di una voce, era una mano da stringere. Sam sapeva che doveva partire, Sam aveva bisogno di essere. È l'inizio del viaggio. Sentiero nasce un'autostrada che percorre facce ed occhi d'altre civiltà. Lunghi rami, mani senza tempo stringono i silenzi per chi poi li ascolterà. Caldaiore mescolano i fiori con i colori malati della libertà. Perché l'aria vive anche nell'aldilà. Carri armati fatti un po' di steppa, piante senza spine non colpiscono mai qua. Non c'è guerra, solo tolleranza, perché la savana non conosce crudeltà. Il casciù che al vento poi si asciugherà. Luna fa un accende le sue stelle, la selva umana quante tali conterà. شو معناها إذا نحن ما عشناها؟ Yeah.
sabbia, se fosse sabbia ancora. Thank you.
viaggio prosegue. San ha attraversato la prima parte dell'Africa, la costa occidentale, ha potuto prendere atto di come l'uomo possa contaminare un mare e inquinarlo. Questo era il senso del mare di metallo. E poi raggiunge la Sierra Leone, dove passa una notte e riesce a percepire il senso di quiete dopo tanti giorni di guerra. Il viaggio continua e il viaggio ha il sapore del fiume più importante dell'Africa, il Nilo. E attraverso il Nilo, che bagna tantissime terre dell'Africa, riesce a raggiungere la parte più meridionale dell'Africa, fino a terminare il suo viaggio a Capo d'Africa. Il prossimo brano è La forbice del Nilo. Yeah.
Salam al mondo, pace a tutto l'universo, ne abbiamo bisogno. Salam. Entriamo dentro l'Africa. Yes, I love you.
crescere i passi che mi spingevano lentamente più indietro. Giorni dentro i sorrisi di chi ha un pianto di vetro. Due parole così. Permettiamo a Cristiano Rossi la chitarra, un applauso. Ricordate. L'altra faccia del mare, il mare di metallo inclinato, canto di sirena, la purezza del mare, un mare irraggiungibile. Libellula, dammi di lei, soldi
Dimenticate in Africa, specialmente perché quelli non interessano a nessuno. È un piccolo pensiero, vi prego, al mio paese d'origine, al Libano, perché sta passando un momento veramente difficile. Grazie di essere qui. Grazie. Thank you.
notte già, quando prima era lontana me, e voltandomi passaggi miei hanno i volti dell'eternità, ma di fronte c'è chi venderà i ricordi da distruggere. Sangue facile è una macchia in più, quando il mondo qui o chi non ha, e chi muore è abitudine, restano solo i numeri, restano solo i numeri, restano solo i numeri, restano solo i numeri. Diciamo delle opere di bene. E un pensiero, un saluto va degli amici che sono partiti appunto il 15 febbraio per la Tanzania. E sono medici, infermieri, operai, elettricisti che sono andati a loro spese come volontari a portare degli aiuti appunto concreti in Africa. Grazie a tutti quanti e anche a voi. E siamo arrivati a Capo d'Africa. Il viaggio alla sua fine, al suo termine, ma c'è sempre un viaggio dentro un altro viaggio, tutto continua.
Grazie. Di Capilla. Di Capilla. E vi voglio presentare una a uno. Mamma mia. Partiamo dalla new entry, è entrata a far parte del gruppo da poche settimane, si è subito integrato benissimo, un ragazzo di un'umiltà, di una precisione incredibile e soprattutto aveva quella funzionalità fondamentale per il gruppo, ovvero capire i brani e entrarci dentro. Giacomo Chiarini al basso. A questo punto ne approfittiamo per ringraziare colui che è stato il nostro bassista per 10 anni, fin da quando ci chiamavamo Tribe Revolution, ha visto nascere i brani. Vieni Stefano, dai! Stefano! L'ha visto nascere i brani, è stato presente nei CD, nei cori di canto di Sirena, ha cantato tanti, ha suonato tanti brani con noi, è giusto. Poi, l'altra new entry, insomma, era un guest, una special guest, poi membro stabile della band, e che c'è? Tutta, per cercare il sound nostro era fondamentale la sua presenza, unire, fondere due culture musicali, due suoni, due culture, due musicalità totalmente diverse, era il nostro obiettivo e non poteva mancare il suo talento. Muave Abdul Majid Hund Darbuka. Eccolo qua, quello che praticamente mi ha fatto iniziare a suonare, lui. Abbiamo fatto il liceo insieme, l'università insieme. Lui suonava la chitarra in gita. Tutte le ragazzine intorno, ovviamente, chiamano. Io ho detto, io che sono più scemo. Allora, mi misi i miei soldi da parte, niente pizza, niente, mi comprai la mia prima chitarra a 17 anni. Il mio percorso è nato con lui, ma lo voglio ringraziare perché questo CD che ho voluto fortemente è stato lui che mi ha sostenuto tantissimo. Cristiano Rossi, chitarre, sazio! Sazio, non sassofono, qualcuno pensa che sia un errore di stampa nel CD, è sazio, non saxo, sazio non è questo. Poi, questo CD parla del coraggio di vivere, della tenacia, della forza di andare avanti. In questo CD c'è tutta la tenacia e la forza di Marco Patrussi, batteria, percussione, cuore. Ho passato tante notti a scrivere canzoni, testi, rimarli, ricambiarli, a cercare nuove sensazioni, nuove parole, ma tutto è nato da lui, un ragazzo straordinario che ha vissuto tantissimo, una vita intensa, mi ha raccontato la sua storia e sa neanche un po' lui, c'è anche un po' di me, perché ci ho messo un po' anche delle mie paure, delle mie fragilità, delle mie mentali, però... Però lui è un grande e c'è tutta la musicalità, la voce, il talento, l'energia, la presenza scenica, sei un animale insomma, via, da palcoscenico. E Matt Schumann, prenditi l'applauso, dai! Allora, per ringraziamenti assolutamente doverosi. Al comune ci ha dato questa opportunità, abbiamo investito in questo progetto, lo portiamo in giro per l'Italia, non so dove andremo a finire, magari non in mare, perché qui questa canzone parla del mare, no? ci si affoga. Sabato siamo a Genova, al Teatro Albatros, insomma, vediamo un po'. In questo CD, dicevo, ci sono tante presenze fondamentali che hanno contribuito a rendere possibile il CD. Il mio primo grazie non è qui stasera, è una persona straordinaria che ho conosciuto e che è il nostro produttore,
lui mi ha mandato un messaggio: non mi fate fare figure di... E penso che la figura che abbiamo fatta fare stasera, dai, eh? Massimo Giuntini. Molti musicisti hanno preso parte in un altro CD. Un altro Retino Doc non è qui presente, ma ha il suo bel da fare con il Modena City Rambers. Un grande amico è venuto, si è fatto le sue due belle chitarre nel Mare di Metallo, nel futuro nasce a Sud. Una stretta di mano, detto alla prossima. Un grande Francesco Frai Moneti. Poi ce ne sono tanti in questo CD, è difficile da suonare questo CD, il CD pieno di strumenti, l'abbiamo dovuto anche un pochino asciugare dal vivo. Massimiliano Fabianelli ha suonato la fisarmonica al centro del villaggio tribale. Dove sei? Dove sei? Dai, vieni con noi qua su, dai, dai, vieni a prendere l'applauso. È timido? Non è timido, in macchina è calcato, dai. Vai, Massimiliano Fabianelli. Grazie. Ho dovuto suonare io la fisarmonica con una tasterina. Mi sembra che anche lui con noi, vediamo se lo vedo, se lo vedo. Se lo vedo, dov'è? Dimmi dov'è. Eccolo là, nascosto. Nascosto. Tale, dove sei? Alza un braccio. A sinistra. Vieni, vieni, vieni qua, dai, vieni, vieni. Fondamentale. Ha suonato le percussioni in due brani, fino al centro del villaggio tribale, nei passi nel viaggio, e la sua voce recitante è fondamentale, tant'è vero che campionata subito qui. Non era possibile, la parte africana è la sua, perché tendiamo più all'arabo qua, però bisognava mettere qualcosa di africano. Grande Tale. Sì. Laggiù c'è un grande talento, non mi guardi, ma io ti vedo, io ti vedo, ti ho visto quando ti ho chiamato, ci mi viene a arrangiare un brano, l'abbiamo un po' stravolto, però ci ha dato tanti spunti. Tom Philip Bangura, vieni qua, dai, dai un grande applauso, dai. Un grande talento, scrive delle canzoni straordinarie, veramente. Abbiamo passato delle serate insieme, roba stupenda. Collabora con Renato Zero, si può dire, eh? Dai, su, dai, tiriamoci un pochino. Vedo qualche faccia che conosco, cosa ne parlo. Vediamo se è presente anche lui. C'è Vieri Bugli? Ci sei? Non è venuto? Non è venuto. Vieri Bugli ha suonato il violino. Violino vero, noi qui campioniamo in tre brani fondamentali. Le canzoni alcune suonano un po' diversamente da quelle che abbiamo seguito dal vivo, perché la complessità degli strumenti. Ho dimenticato qualcuno? Sì. Musicalmente mi sembra di aver detto tutti, mi sembra, no? Sì. Poi andiamo ora, apriamo un'altra pagina. Stefano Santoni ha curato la grafica del nostro CD e abbiamo avuto tantissimi complimenti per la grafica. Stefano, l'applauso è il minimo, è il minimo. Puoi venire? Dai, 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 dai. Tra l'altro chitarrista con la C maiuscola. Poi altri ringraziamenti. L'assessorato eccoci qua, poi magari se ci fa il piacere di salire, dire due parole. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo un attimino cercato in tutti i modi di poter suonare qui a Arezzo, perché ci tenevamo tantissimo. È stato per noi un grande onore essere qui a Bicchieraia, insomma. Ne abbiamo suonati in tanti posti, abbiamo suonato in tanti, però qui insomma un po'. Prego. No, non è la serata della politica, la serata è la loro. Complimenti, perché il CD io l'avevo già sentito, perché mi è stato regalato ieri, è bellissimo, e auguri per il futuro. Grazie. Allora, volevo dire una cosa, apro una parentesi personale.
Questo disco l'ho scritto, l'ho... me l'hanno bocciato, me l'hanno bocciato, l'ho portato in giro, no, questo non è un bel disco. Poi è arrivato Massimo, ha detto lo facciamo. Però io voglio ringraziare tanti musicisti che vedo qui presenti, con cui ho suonato un minuto, un anno, cinque minuti, abbiamo suonato anche te, gli attenzioni abbiamo suonato. E da tutti voi, con cui faccio piano bar tuttora, ho imparato da tutti, e se ho scritto questo CD è anche grazie a voi, grazie. Scusate, questa me la prendo tutta io. Grazie mamma, grazie papà. E l'autore di tutto ciò, di tutti questi brani, non può essere che Mirko PS. Speranzi, lo spera. Comunque, al di là di tutte le parole, un grazie anche a voi, come di nostra consuetudine, il nostro motto, a tutti quanti. Lo volete un bistrettino veloce? Facciamo? Facciamo, dai. Aisha! 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 Ma non è nostra Aisha, bisogna pagare la SIAE poi. Aisha! Aisha, magari. Va bene, sentiamo. Thank you.
Grazie. Spalla Fer, buonanotte. Grazie al Barrucca, al Gando, al Nano, a Ferri, a tutti quanti. E già anche ad Alberto, grandissimo architetto della luce, a Ihava, a Nidala, a Giovanni, a Mamuna, a tutti, non ce la faccio a dirli tutti, grazie. Gianmaria, l'ultimo arrivato e anche il più bello, grazie, buonanotte.